Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi presso Sono Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Iniziamo subito utilizzando e andando a vedere insieme il nuovissimo plugin di Dehessing creato per Studio One 6 Pro. E che troviamo sempre all'interno della nostra cartella plugin sotto il folder Presonus. Il Dehesser, per chi non lo conosce, è un plugin in grado di comprimere quella porzione di frequenze dove spesso appunto risiedono le S e tutti i suoni sibilanti, non soltanto quelli della voce, ma anche quelli ad esempio dei piatti della batteria o di alcuni strumenti. Nel caso specifico la frequenza di partenza, come vediamo, è 6000 Hz circa, infatti è 6.8 kHz, quasi 7000 Hz. Possiamo ovviamente centrarla e spostarla nella zona più interessata al dehessing. In questo momento l'ho messo all'interno dei plugin in insert della traccia, in questo caso del bass, che contiene tutte le voci della song di Vincenzo Incenzo. Andiamo ad ascoltare soltanto le voci. Questa non è una canzone, ma un grido che diventa opinione. Facciamo casa le S. I piedi vogliono essere suono, la testa vuole essere azione. Questa non è una canzone, ma un grido che diventa opinione. Quando vediamo l'indicatore giallo vuol dire che in questo range di frequenze ha intercettato appunto un segnale sibilante e che si appresta quindi a comprimere leggermente. Abbiamo in questo caso due tipi di curve. Immaginiamo un equalizzatore, quindi facciamo un riferimento con l'EQ e immaginiamo un equalizzatore che appunto crea una piccola campana, in questo caso al contrario, quindi scava quelle frequenze che appunto rappresentano le sibilanti nel nostro segnale. Quindi è come se fosse un equalizzatore che ogni volta che la S viene intercettata abbassa quella porzione di frequenze, come un EQ dinamico. In questo caso possiamo utilizzare il Dehesser per ascoltare ad esempio solo questa porzione di frequenze. Questa non è una canzone, ma un grido che diventa opinione. I piedi vogliono essere suono. E possiamo scegliere di ascoltare solo le S. E quindi soltanto ciò che viene ridotto. Quindi, come vediamo, dobbiamo fare attenzione a non intercettare le T, ad esempio. Questa non è una canzone, ma una bandiera senza balcone. Cerchiamo di intercettare soltanto le S. Per il momento chiamalo amore. Questa non è una canzone, un grido che diventa opinione. Ok, togliamo il solo. Diventa opinione. Sentiamo con essenza. Questa non è una canzone. Troppo. Ma un grido che diventa opinione. Come vediamo, viene mangiata troppo la S, quindi regoliamo il threshold. Questa non è una canzone. In maniera da correggerlo. Ma un grido che diventa opinione. I piedi vogliono essere suono. Il range rappresenta appunto il tipo di compressione che viene applicata, che può essere diretta a tutto nello spettro di frequenze che abbiamo intercettato, oppure nella modalità gentle, avere una riduzione molto più controllata con un massimo di 6 dB di intervento. Lo stesso plugin, come dicevamo, può essere utilizzato, e lo uso spessissimo, anche sui piatti della batteria per limitare ad esempio il Charleston o anche il crash, che magari è troppo brillante e quindi possiamo farlo sedere meglio nel mix senza doverlo eliminare. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!